Quarto episodio della serie Distruggere i miti riguardanti l'apprendimento della lingua inglese. Oggi si parla di vocaboli. I vocaboli sono un argomento molto importante che ancora non viene capito e mi posso garantire al 100% che la maggior parte delle persone fa ancora fatica e non hanno ancora capito il come si imparano questi benedetti vocaboli. Allora, innanzitutto partiamo da un concetto fondamentale molto importante che assolutamente dovete capire perché è molto semplice, anche un bambino di 5 anni riuscirebbe a capirlo. Più aumentate il vostro vocabolario, quindi i vocaboli che conoscete, maggiore sarà la facilità con la quale capirete e parlerete la lingua inglese. Se voi conoscete 100 vocaboli, sarà estremamente difficile parlare la lingua inglese, mi sembra una cosa assolutamente ovvia. Ma se voi conoscete 1000 vocaboli, sarà facilissimo capire e parlare l'inglese. Se voi conoscete 5000 vocaboli, sarà facilissimo capire, sarà ancora più facile capire e parlare la lingua inglese. Quindi questo è, diciamo, il punto introduttivo che voglio appunto darti, che voglio consegnarti. Quindi il tuo obiettivo principale adesso è quello di aumentare il tuo vocabolario. E qui sta il problema, perché se io dico questa frase, la prima cosa che ti viene in mente è memorizzare tabelle di verbi infinite, tabelle di nomi e di aggettivi che magari hai anche memorizzato in passato, ma che non ti hanno portato a risultati concreti. Perché questo? Perché l'obiettivo principale deve essere quello, sì, di conoscere i vocaboli, ma di saperli utilizzare nel momento in cui andrete a parlare, nel momento in cui andrete a scrivere un'email in inglese, ok? Quindi non solamente conoscere i vocaboli, ma soprattutto avere la capacità di utilizzarli, e questo è un punto importantissimo. Questo davvero vi prego, mettetevi in testa questo concetto che vi ho appena detto. Imparare i vocaboli, ma poi avere l'abilità, avere le competenze di utilizzarli. Questo deve essere l'obiettivo. E come si fa a fare questa cosa? È molto semplice. Voi dovete capire come il nostro cervello ragiona. Il nostro cervello ragiona per immagini, per immagini. Se io vi dico la parola frigorifero, a voi vi viene in mente il vostro frigorifero che avete in cucina, magari aprite lo sportello, prendete la bottiglia di acqua e la bevete, magari con un bicchiere che non a canna. Quindi voi vi siete immaginati il vostro frigorifero nella vostra cucina, che lo aprite da destra o da sinistra con la vostra mano e prendete qualcosa da bere e la bevete, ok? Quindi il vostro cervello ragiona al 100% per immagini, non ragiona per parole. Se io vi dico la parola cane, a voi vi viene in mente il vostro cane, il cane dei vostri figli, il cane del vostro vicino. Non vi viene in mente la parola C-A-N-E. No, vi viene in mente un'immagine chiara del vostro cane, ok? Quindi, sulla base di questo ragionamento, se voi memorizzate una tabella di verbi che sono solamente parole scritte, è una cosa completamente inutile, perché non avete un'immagine chiara un'immagine collegata alla parola che state provando a memorizzare, ok? E quindi il risultato che noterete è che perderete tempo, magari sì, memorizzerete le parole, ma poi non saprete utilizzarle al momento di parlare o al momento di scrivere qualcosa in inglese. Ed è così, mi dispiace, eccolo qui svelato l'arcano, svelato il grandissimo mistero del perché le tabelle dei verbi non funzionano fondamentalmente. Funzionano sì per memorizzare quelle che sono le varie coniugazioni, ok? Però i vocaboli, in ultima analisi, dovete avere l'abilità di utilizzarli. Se voi li memorizzate e basta, non serve assolutamente a nulla. Quindi, qual è un ottimo esercizio che potete fare? Un ottimo esercizio che potete fare è, innanzitutto, trovare un qualcosa che colleghi l'immagine a una parola. E dal mio punto di vista, secondo la mia esperienza, secondo i miei insegnamenti, secondo quello che ha funzionato al 100% su di me e su altre persone, la cosa più intelligente da fare è guardare un video con i sottotitoli. Ve lo ripeto, guardare un video con i sottotitoli. Perché? Perché automaticamente abbiamo collegato un'immagine chiara alla parola. Quindi quella parola, quel vocabolo, quell'espressione l'abbiamo ascoltata. Molto importante, una lingua la si impara ascoltandola,
Il primo passo è ascoltare la lingua. Il primo passo che voi dovete raggiungere, il primo obiettivo è ascoltare la lingua inglese, ok? Capire l'inglese parlato, ok? Quindi avete ascoltato un vocabolo, lo avete letto e avete guardato un'immagine che si riferisce al vocabolo e il vocabolo, abbiamo capito il suo significato in base al contesto nel quale è inserito, ok? Quindi facendo questa semplice operazione in un modo automatico noi aumenteremo di gran lunga, in un modo incredibile, facendo un'operazione piacevole, perché comunque guardare un video di un argomento che vi interessa è una cosa piacevole, ok? Quindi se voi, se per esempio a te, io per esempio sono appassionato di moto, io guardo un documentario di moto, ok? Ed è una cosa che mi piace, una cosa che mi appassiona, un documentario su un pilota famoso di moto, ovviamente in lingua inglese, con i sottotitoli in inglese. Io vedo l'immagine, vedo la parola, ascolto il suono, boom, in un modo automatico ho preso tre piccioni come una fava, ok? Poi ovviamente anche qui ci sono delle tecniche che potete adoperare, per esempio potete utilizzare il traduttore per tradurre un vocabolo o un'espressione dall'inglese all'italiano e poi potete capire il significato del singolo vocabolo in base al contesto nel quale è inserito, quindi in base alla trama, in base alla tipologia di video che state guardando. Che ovviamente questi, ovviamente quello che vi sto dicendo in questo video è un concetto generale, poi se volete qualcosa di più specifico trovate il link in descrizione per accedere al Master Pack, che è il nostro corso completo dove trovate la strategia completa per capire e parlare la lingua inglese, trovate appunto delle tecniche più avanzate che potete utilizzare in questo senso, però voi dovete capire il concetto che c'è dietro, dovete capire qual è il ragionamento che c'è dietro, cioè se il nostro cervello ragiona per immagini, che senso ha memorizzare le tabelle di nomi? Non ha minimamente senso, è completamente inutile. Cioè voi magari sì sapete, voi magari identificate un nome, conoscete quel vocabolo specifico, ma poi non sapete utilizzarlo e quindi che senso ha? Non ha assolutamente senso, no? È come fare la dieta perfetta, andare dal miglior nutrizionista, dal miglior personal trainer del mondo e poi non sapete cucinare e poi non sapete tagliare il pollo. Che senso ha fare questa cosa? Perché poi magari avete una cucina senza le padelle. Che senso ha? Non ha assolutamente, cioè non ha senso, ok? Magari è meglio prima imparare un attimino come si cucina, cosa fare, cosa non mangiare, eccetera, eccetera, e poi fare un percorso un attimino più avanzato. Quindi il concetto che c'è dietro è molto semplice. Quindi siccome il nostro cervello ragiona per immagini, io voglio smontare il mito di imparare a memoria liste infinite di nomi, liste infinite di aggettivi e fare tutti quegli esercizi noiosissimi che alla lunga confondono e non vi porteranno da nessuna parte. Ma non perché lo dico io che sono brutto e cattivo, e adesso devo andare anche a tagliarmi i capelli perché sennò sembro di essere un barbone. Io non sono un barbone, guardate qui il mio bellissimo appartamento alle Canarie, nuovissimo, moderno, ok? E questo era il mio obiettivo che ho raggiunto. Quindi se il vostro obiettivo è capire e parlare la lingua inglese, trovate il modo, fatelo adesso, fatelo ora, perché tra un mese, tra due mesi, tra sei mesi, tra un anno è troppo tardi, avete perso del tempo prezioso che avreste potuto utilizzare per diventare bravi tra sei mesi, al posto che incominciare tra sei mesi. Incominciate adesso, così tra sei mesi siete capaci, al posto che procrastinare per sei mesi, cominciare tra sei mesi a non diventare mai capaci in realtà, ok? Perché comunque la nostra persona procrastina e continua a inventarsi delle scuse e dei limiti mentali che ci stanno bloccando, ok? Vabbè, comunque di questi argomenti ne ho già parlato e magari farò anche dei video in futuro. Quindi questo è un mito che dovete assolutamente togliere, quindi cosa che dovete fare, ve l'ho spiegato in questo video, dovete guardare i video in inglese con i sottotitoli in inglese, utilizzare delle tecniche che non ho nessuna intenzione di divulgare qui gratuitamente sui canali di YouTube, ma che ho messo in un corso strutturato in un modo intelligente con delle lezioni PowerPoint con il microfono professionale, a posto che fare i video così con i selfie stick, ho fatto dei video perfetti in ottima qualità che potete trovare appunto all'interno dei nostri percorsi, e il nostro percorso principale è il Master Pack, che appunto vi consiglio, consiglio a tutti di accedere, perché vi permetterà davvero di farvi entrare in un altro mondo e cambierà una volta per tutte quello che è l'approccio, quello che è il metodo, quello che è il modo di approcciarsi nello studio della lingua inglese. Quindi ragazzi, senza dilungarmi in chiacchiere, grazie per l'attenzione, ok? Questo era il quarto episodio
iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, così potete ricevere gli altri episodi, ok? E sarete i primi a guardare i miei bellissimi video, i miei bellissimi contenuti. E niente, noi ci sentiamo al prossimo video e fate riferimento sempre alla descrizione di questo video perché troverete il link e troverete appunto il link ai nostri siti per risorse gratuite e anche ovviamente a pagamento, ok? Quindi vi mando un calorissimo abbraccio e ci sentiamo al prossimo video. Bye bye!